Ciao a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera allenatore su Ultimate Team. Siamo qui con il sesto episodio, il secondo di questa nuova stagione in Divisione 8. Il primo episodio di questa stagione è andato abbastanza male. Una vittoria e due sconfitte con una squadra un pochino difficoltosa, gli obiettivi un pochino difficoltosi. Adesso andiamo a vedere la nostra squadra che è questo 3-4-3 con un po' di Serie A, un po' di Bundesliga e un po' di La Liga, però con la quale mi sto trovando un po' male per il momento. Vi ricordo che dobbiamo continuare a subire meno falli all'avversario per mantenere l'obiettivo e in più cercare di segnare un gol dopo una verba spin. Ma cosa più importante è provare a vincere con questa squadra che per il momento è molto difficile. Ed ecco qua il nostro primo avversario, Kaizer City con un'altra Serie A, strano perché in questa serie troviamo solo Serie A, Icardi come punta e Luis Alberto If come trequartista. È una buona Serie A, molto discreta. Noi dobbiamo fare bene però. Ho anche cambiato telecamera, che la sto utilizzando sul primo account e il primo account mi ci sto trovando bene. È la coop, però non è quella predefinita, ma è personalizzata con 20 di altezza e 5 di zoom. Quindi se la volete utilizzare anche voi, vi fa vedere bene un pochino tutto il campo e potete giocare un pochino meglio, insomma, potete vedere un pochino meglio il gioco. Vai Verdi, buono Verdi. Rientra. Ancora Verdi, falla sta verba spin, bravo Verdi, il tiro di Verdi, no! Ciro, ma che ci fa lì nel mezzo? Palladino, serve Verdi, buono l'1-2. Palladino col driven shot! L'1-0 di Palladino, buono così al 20esimo, passiamo in vantaggio. Attenzione qui al lancio lungo, no, non ci credo, ma che gol è? Ma che gol orribile è, ma dai, filtrante alto e colpo di testa così a random. Buono qui il passaggio per Ciro. Vuole 1-2 Palladino. Ancora Ciro. Ciro può andare. Ciro può andare, un altro driven shot. 2-1, 3 minuti dopo. Ancora il secondo gol. Questa volta è Ciro immobile a segnare. Ancora un driven shot. Dobbiamo fare ancora questa verba spin, però per il momento vorrei vincere queste partite. No, 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 non ci credo. Ma dai, ma cos'è? Cos'è un ping pong adesso è diventato? 2 minuti dopo segna anche no, di nuovo l'avversario, 2-2. È diventato un ping pong, va bene. Buono Verdi. Verdi rientra con la verba. Ancora Verdi. Prova ad andarsene Verdi. Mamma mia, l'azione di Verdi, la parata. Vai Palladino, porta vuota. Grande, che mira che c'è Palladino, sei un top player. Bello qui Hector. Bravissimo. Con la palla di ritorno Hector. Palla a Ciro, si gira bene Ciro, ancora per Hector che si è inserito benissimo, 3-2 al 37esimo, ma che partita! Attenzione qui, inserimento di Perisic, ha vuoto completamente la difesa, meno male siamo riusciti a rinviare. Attenzione qui, ancora Vallejo per Camacho, finisce qua il primo tempo, per il momento siamo in vantaggio, voglio vedere se mi conta il fallo, no, non mi conta il fallo, per fortuna che aveva dato il vantaggio, mentre all'avversario un fallo fatto, quindi per il momento anche questo obiettivo c'è. Attenzione qui, vabbè, in controtempo non posso farci niente. Questo è il nuovo modo per segnare su FIFA, prendere in controtempo l'avversario, perché tanto è impossibile che ti difenda bene, è impossibile. Facciamo i nostri cambi, leviamo Palladino che è veramente orribile, mettiamo El Shaarawy. E per il momento direi che va bene così. Potremmo provare anche a mettere un difensore centrale Marquinhos al posto magari di Lemos. Vai. Ma che passaggi sono? Madonna santa, ce n'è uno completamente solo di qua. Ma cosa fa il terzino? Meno male ha sbagliato. Ma cosa stava facendo? Non c'è il terzino già in questo modulo di merda. Fallo di cosa? Ma fallo di cosa? No, vabbè, mi ha dato fallo non so per cosa. Cioè, ragazzi, per cosa mi ha dato fallo? Adesso non lo fa vedere, ovviamente. Vai, Hector. Vai, Hector. Il tiro di Hector! La traversa, non ci credo, non ci voglio credere. Al 90esimo poi. Finisce qua la partita in pareggio. Incredibile, veramente. Veramente incredibile. Questo qui avrà fatto 3 tiri, immagino, come succede sempre. Infatti 4 tiri in porta su 8, noi su 11, 5 tiri. Come vedete c'è un fallo a testa, però per come ha impostato la dirigenza, per come abbiamo impostato il primo episodio, i falli vanno bene o meno o in parità, per essere chiari, perché sennò
si possono creare ovviamente in situazioni in cui i falli sono gli stessi, quindi o meno o gli stessi. Quindi per il momento l'obiettivo rimane, però dobbiamo vincere le partite, ragazzi. Secondo avversario di oggi, Olympiens 57, con una Ligue 1 con qualche giocatore a caso sulla destra, però principalmente una Ligue 1 con Balotelli, Falcao là davanti. Mono Hector, dai, per Ciro. Ciro cambia tutto per Vitolo. Vitolo aspetta di nuovo. Camacho col piazzato. Camacho, palo interno. Mono Vitolo, vai sulla fascia per Palladino. Palladino rientra con la barba spin. Però come cacchio faccio ad andare al gol con Palladino da qua? Come faccio? C'ho i piedi a roncola, cioè. Ma non la palla per Ciro. Ciro può andare. Ciro si butta nello spazio. Ciro col piazzato. 1-0 al 21esimo. Ancora Ciro immobile. Ci riporta in vantaggio, però dobbiamo mantenerlo stavolta. Con calma, il sangue freddo. Vai lì, Palladino. Ancora Palladino sulla fascia. Ancora Palladino che rientra. Palladino, sempre lui. Palladino non può sbagliare. C'è il gol con la barba spin. Finalmente è arrivato. Non è una mia grande frustrazione, perché le partite sono tante e le occasioni erano tante per trovarlo, però ce l'abbiamo fatta con Palladino. Non pensavo mai che l'avrei fatto con lui, pensavo più con Verdi. Però Palladino trova il 2-0. Dai, così. Buono Verdi. Mamma mia Verdi. Mamma mia, ancora Verdi. Ancora Verdi. Però sti pali. Attenzione qui al filtrante. Tiro da lontano. Ma che gol è? Ma poi con chi? Con Sissoko? No, Musa. Musa, zero d'intesa. Finisce qua il primo tempo sul 2-1. Ovviamente lui ha fatto un solo tiro in porta, eppure da 35 metri con Musa. Però vabbè, per il momento zero falli a testa, quindi manteniamo l'obiettivo come sempre. Mano Ciro, vede l'inserimento di Verdi, bellissimo. Fallo da lì, questa è espulsione. Questo vale 10. Vabbè, espulsione per Evra. Qui Verdi era lanciato in porta. Purtroppo sarà solo calcio di punizione e non... no, invece no, è rigore. Ah no, calcio di punizione. Sembrava lo posizionasse su dischetto e invece no, è Risse che farà un tiro orribile, perché le statistiche sono orribili. E infatti. Buono ancora Risse, di nuovo per Verdi, bellissima azione. Tra l'altro mi hanno steso Ciro in mezzo, non è rigore, come sia possibile non lo so, però va bene. Buono qui Hector, vede Verdi di là, Verdi! 3-1, Simone Verdi al 64esimo, probabilmente la chiude lui, buono così, questi tre punti sono più che importanti. Hector che può andare, vede Verdi, vede, aspetta bene, palla per Ciro che non può sbagliare, infatti sbaglia, grande Ciro, sei un top player pure tu. Siamo nel cross che non è proprio in mezzo, ma ovviamente la palla gli arriva lo stesso con dei rimpalli assurdi e la partita non è finita, perché fa schifo sta squadra. Vai Ciro, è solo, sei solo, cavolo, non puoi sbagliare anche questo. Ma che piedi c'hai? Ma te li raddrizzi per favore. Mettiamo tutti i giocatori che possiamo, mettiamo Goetze per Hector, Shravi per Palladino e Marquinhos per Martinez, che tanto è lento e quindi è inutile. Perché devo bestemmiare di prima mattina? Perché? Metterò ultra offensiva, guardate, non so più cosa fare. Cioè ho dominato completamente io, i miei giocatori sbagliano l'insbagliabile. Poi mi devo vedere questo qui che fa gol con le uniche due azioni che fa, vai. Ah, almeno il fallo me le fa. Dai, ancora, buono il tiro, non ci credo, non ci credo, a porta vuota sbagliamo. A porta vuota, per forza pareggiamo, sta squadra fa cagare la minchia. Però dirigenza, la prossima fammela meglio, perché veramente mi sto stufando. Terzo e ultimo avversario di oggi, speriamo che questa vada bene, perché veramente, ok, ha una squadra del cazzo, se riesco a perdere anche questa... No, no, ragazzi, è una cosa orribile. È una cosa orribile giocare contro con questa squadra. Sto perdendo pure da sto decelebrato senza una squadra. Veramente, non ho parole. Sto morendo dentro. Dai, ripartiamo. Palladino. Con Palladino devo ripartire. Che si fa recuperare pure dai bronzini. Si fa recuperare. Che schifo, Palladino. Fai gol almeno. Mio Dio santo.
Parti, Palladino, per favore. No, si fa recuperare da Dalò. Chi è Dalò? Chi cazzo è Dalò? Dai, Palladino, per favore. Per favore. Per favore, grazie. 1-1 al 25esimo. Palladino, buono che... Palla Verdi. Verdi col driven shot. La parata. Con la sua scivolata che mi ha sferato. Lasciamo stare. È inutile perché i miei giocatori non rispondono ai miei comandi. E lui fa. Lui segna con giocatori senza intesa. Lui segna. Perché? Subisco da questo qui che non è un cattivissimo giocatore. Assolutamente. È bravino, ma non ha la squadra. E segna. Perché io non ho nessuno in difesa a difendere. Segna con Forsberg senza intesa. Ma hanno tutti 0 di intesa. 4 perché sono nella loro posizione. Buono, vai Palladino. Guarda, sta scivolando quanto un cane. Eppure non mi fa fallo. È assurdo. Finisce il primo tempo sul 3-1 per lui. Con un fallo a testa. Con lui che sta facendo scivolate su scivolate. Sta vincendo 3-1 con una squadra di merda. E sto spaccando sto controller. Dai Vitolo, cambia il gioco per Verdi. Buono Verdi. Il tiro, palo, gol. Finalmente 3-2. Palla a Camacho, perché Camacho tra tutti che c'ha i piedi... Madonna, che schifo! Ma perché i suoi segnano senza intesa con giocatori di merda? I miei con l'intesa, giocatori discreti, non forti, sicuramente. Fanno cacare. Questi miei tre cambi, ovviamente. Grezze, Marquinhos e Sharawi, ma già lo sapete. Ora metto ultra offensivo, quindi c'è un motivo se prendo gol adesso. C'è un motivo. Vabbè, no, fallo mio! Vabbè, ma ragazzi, avete visto? Buono Verdi, vai in mezzo. Vabbè, ma Ciro, per favore, dai Ciro, almeno te, sei un 82. Non fai un gol nemmeno a pregare. Ed è pure rimessa laterale sua. È rimessa dal fondo sua. Guarda, nemmeno l'azione mi può finire. Ma come cazzo si fa? Adesso ho fatto anche più falli all'avversario. Scommetto, ho fatto due falli e lui uno. Scommetto. No, ragazzi, ho fatto due falli e lui uno. Mi stava scivolando da tutta la partita. Ragazzi, abbiamo perso pure l'obiettivo dei falli. È incredibile, ragazzi, perché avete visto l'ultimo fallo che ho fatto io. Anzi, entrambi i falli che ho fatto io non c'erano e lui mi ha scivolato tutta la partita. Una cosa assurda, quindi gli obiettivi sono finiti praticamente, perché abbiamo, oltre a questi tantissimi punti, 5 punti in 6 partite, ragazzi. Nemmeno in divisione 1 faccio così schifo con la mia squadra. Nel prossimo episodio possiamo comunque ambire a passare la divisione, non so come, dobbiamo vincere nei due e l'altra almeno pareggiarla. E abbiamo finito completamente gli obiettivi perché 3 fatti di nuovo e 2 falliti. Purtroppo abbiamo fatto più falli, un fallo in più in questa partita, nonostante sia stato corretto per tutta la partita. Però ragazzi, non è che ci posso fare niente, ho quasi spaccato il controller. E ragazzi, la chiudo qua, non vi chiedo nemmeno mi piace perché sono troppo infuriato per chiedervi qualsiasi cosa, veramente. Ci vediamo col prossimo episodio.